ha fatto un dipinto di Gesù misericordioso. Avete visto tutti quei quadri, no? Bellissimi, della Santa Famiglia, eccetera. E questo è un quadro molto speciale. Ricorda Gesù che con la sua misericordia risorge. Ecco, quello che abbiamo davanti, quello che abbiamo ottenuto con questi, con questo schizzo, con questo disegno, possiamo chiamare un disegno preparatorio, un disegno che serve giustamente per impostare bene quelle fasi successive che faremo applicando i colori, quindi la fase della pittura. Ma mi volevo un attimo soffermare su questo disegno, perché mi è venuta in mente una riflessione quale vorrei condividere con voi, che il disegno, in certo senso, possiamo paragonare come un progetto di Dio che ha per noi, per la nostra vita. E quindi Lui in qualche modo ci imposta le cose, ci indica, ci dà le tracce, e poi sta a noi a scoprire questo disegno e a portarlo poi a termine, a far diventare della nostra vita un'opera d'arte, un po' come quando si fa i dipinti, quando si fa i quadri. Ecco, questa è una riflessione che penso che possa essere suscitata anche qualche, così, una cosa che mi è venuta in mente. È tutto qui. Quindi adesso continuiamo con questo disegno e lo cerchiamo adesso di far diventare una impostazione per la pittura. Quindi quello che farò adesso, semplicemente, perché ho utilizzato fino adesso una matita marrone, non farò altro che ripassare questo disegno con una miscela, una specie di un liquido composto dall'acqua e un po' di vinavil, o potete usare anche acrilico, giusto per fermare, per fissare questo disegno, in modo tale che dopo, quando ci metteremo colori, questo disegno ci rimanga un po' come un punto di riferimento. Così ci aiuta poi anche nelle fasi successive, che questo disegno non si scioglie, non si dilaga, ecco. Quindi, utilizzando un po' di questo liquido, ecco, cercheremo di far diventare questo disegno una prima fase della pittura. Così, quando questo liquido si assecca, questo disegno rimane fissato e dopo, diciamo, ci aiuta per mettere i colori. Vedete, leggermente si scurisce. I pennelli che io uso di solito nella pittura sono sempre piuttosto morbidi, delicati, così il colore si spalma bene. E poi non bisogna avere paura anche di usare i pennelli più grossi.
tante di le linee rimangano belle, nitide. Adesso con un po' di colore marrone cercherò di evidenziare un po' di più la figura di Gesù, cominciando con gli occhi, disegnando come vede tutto, tutte le parti più quelle accennuate. Le ciglia. Prendo il pennello più grosso per i capelli.
dipingere un'immagine è sempre è composta da diverse fasi, un po' come sviluppare le foto. Se avete mai assistito a come si sviluppa le foto, come si sviluppava una volta, è un po' la stessa cosa, quindi dal bianco mano a mano cominciano a uscire le tracce e quindi i segni fino a una definizione, quella che vogliamo ottenere. Vedete come con un pennello grande e quasi asciutto si riescono a ottenere anche le sfumature. Questa fase ci aiuta poi dopo a lavorare meglio con i colori a olio. Perciò è molto importante, anche se diciamo il risultato non è che si vede subito. Questa cosa facciamo con l'altra mano e con il vestito.
Ecco, avete potuto insieme a me osservare come da questo disegno che avete visto fino all'inizio, piano piano stiamo assistendo a un sviluppo, a far diventare questo disegno una pittura bicromatica. Perciò abbiamo dietro su Gesù che ancora non ha dei colori veri, i colori della pelle. Quello faremo adesso con i colori olio, questo è un procedimento diciamo che dobbiamo affrontare e lo faremo insieme alla prossima puntata. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, avete potuto vedere come l'esecuzione di questo dipinto, come nasce da bianco, dal disegno e vedremo insieme a farlo sorgere da questo bianco della terra e farlo diventare veramente come se fosse veramente qui con noi, perché Gesù è qui con noi e si vuole mostrare a tutti quanti. E vorrei che potete anche resistere a questo processo bello, fantastico, perché è il momento in cui prenderemo colori, questo Gesù prende veramente la vita. E quindi vi aspetto la prossima volta sulle ali dell'arte direttamente a casa mia. Vi ringrazio per l'attenzione e sia lodato Gesù Cristo.